Sto strettini? Sì, questo è portante da una persona però. Queste sono celle progettate per una persona. Ah sì? Sì. E invece siete entrati? Siete in troppi. Troppi? 1150 detenuti su una capienza di 490. Siamo troppi, no? Sono il triplo. Più deve mettere altri 40-50 detenuti femminili, che ne porta 20, la sezione femminile ne porta 20. Mi credo, stiamo nella merda, come si dice, stiamo veramente nella merda. Rispetto a purtroppo chi se ne prende. Perdonate, ma saluto, è in bocca al lupo. L'Emilia-Romagna ha il record negativo in Italia per il sovraffollamento delle carceri e la casa circondariale d'Ozza di Bologna è il crocevia di questa emergenza. Lui è l'ispettore Molinaro che ci accompagnerà in questo viaggio. Adesso ci stiamo recando proprio dove stanno i reparti detentivi e in particolare andiamo al reparto giudiziario. Giudiziario. La Dozza, nata negli anni 70 come carcere di massima sicurezza, è stata progettata per ospitare 494 detenuti. Oggi ne contiene quasi 1200, più della metà stranieri, in maggioranza nordafricani. Un indice di sovraffollamento del 232%, ben superiore alla media nazionale, che è del 151%. E sono più di 300 i tossicodipendenti, che avrebbero bisogno di assistenza e di cure diverse. Mancano soldi per tutto, per la messa a norma degli impianti, gli educatori, i mediatori, gli psicologi. Siamo stati due settimane fa per un guasto all'acquedotto esterno, siamo stati un giorno e mezzo senza acqua. 1200 persone senza acqua. E sai che cosa significa non poter utilizzare il bagno per tutta questa gente? Oppure soltanto dover cucinare. Sembra una stupidaggine, in una casa normale probabilmente si trova la soluzione immediata. Noi abbiamo vissuto attimi drammatici, ecco. Sono tornate delle malattie che si pensavano debellate, ovviamente. Poi la situazione di promiscuità, ci sono persone che non hanno mai avuto neanche rapporti con la medicina, non hanno mai fatto esami clinici, non hanno mai fatto della radiografia, quindi è chiaro che c'è anche questo problema di diffusione di malattie infettive che c'è. Prima volta in carcere? Scuola? Quanti anni di scuola? L'école? Scuola, school, è più corto. Il soldato l'ha fatto? Il militare l'ha fatto, il soldato? Sì, l'hai fatto. Lavoro? Fuori? Do you work? Have you got a job? Lavoro? Non lavori fuori? No. Disoccupato. Sì, vedi? Questa è la sezione primo A, dove stanno le varie celle che sono numerate, lato destro e lato sinistro. Quindi possiamo vedere una cella? Possiamo andare... Collega? E qui trascorrono all'incirca 22 ore della giornata. 22 ore? Qualche volta 20, però almeno tra le 20 e 22 ore. Tutto il carcere è pieno, quindi non c'è un posto letto. In questo momento i detenuti sono al passeggio, stanno soffrendo dell'aria. È uno di quei pochi momenti in cui, diciamo, il detenuto si rilassa un po' e noi allentiamo un po' la morsa. Nel frattempo continuiamo a fare dei giri, controlliamo grate, se c'è qualcosa che non va all'interno delle celle, possiamo trovare oggetti contundenti.
atti di autolesionismo sono molto frequenti, purtroppo. Sono calati rispetto agli anni passati, però purtroppo ce ne sono ancora parecchi. Quanto è grande questa stanza più o meno? Quanto sarà? Sarà un 3 metri per 4. Meno mi riprende. E poi ci sono gli agenti di polizia penitenziaria, comunemente conosciuti come secondini, carcerieri, guardie, con un peso da cui liberarsi, essere considerati agenti di serie B. Alla Dozza sono poco più di 300, dovrebbero essere il doppio, e così aumentano gli straordinari, lo stress, la frustrazione. L'emergenza riguarda anche loro. C'era il mio professore che diceva che i cattivi vanno in carcere, però dobbiamo mettere qualcuno che controlla i cattivi. E questo è chi mettiamo? Mettiamo i più cattivi tra i buoni. A volte questo sentire lontano la società che poi comunque c'è intorno rende più difficile il nostro lavoro. Ma se lo ricordo ancora il suo primo giorno in carcere? Sì. I primi giorni sono traumatici. Qui c'è da vedere una cosa che a non molti fa piacere. Lo stipendio non è che sia da fame, ma è molto basso, considerato la mole di lavoro. Cosa facciamo? Io rappresento la legge, ma oltre alla legge io rappresento chi gli dà un'opportunità. Conosce colleghi invece che a differenza sua hanno abbandonato questo lavoro, non ce l'hanno fatta a continuare a fare questo lavoro? Sì, alcuni, purtroppo ne conosco alcuni che più che abbandonare hanno dovuto abbandonare in seguito a problemi derivanti dallo stress, diciamo. Sono stato coinvolto in un'esperienza abbastanza tragica, quindi addirittura che sono andati oltre a lasciare il lavoro, e di cui però preferisco non parlare. Carla, nome di fantasia, ha vissuto 7 anni alla Dozza. Quali sono i ricordi positivi e negativi che ti porti dietro riguardo a questi anni che hai già trascorso, che ti porterai dietro? Il ricordo negativo è stato vedere una barra d'acciaio uscire da una cella perché una ragazza si era impiccata. E fa perdere il sonno questa visione qua. Il positivo è che io sono nata in carcere. Io ho vegetato per 2 anni e mezzo con... chiedendomi cosa dovevo fare della mia vita, se dovevo uccidermi quel giorno lì o se aspettare il giorno dopo. E dopo 2 anni e mezzo mi sono risvegliata da questo stato catatonico e ho iniziato a vivere. Io sono nata 6 anni e mezzo fa in carcere. Dall'indulto 2006, che in tutta Italia svuotò le celle di oltre 20.000 detenuti, sono mancati provvedimenti adeguati per evitare che il mondo carceri ricadesse nel caos. E anche il taglio dei fondi, di anno in anno, ha peggiorato la situazione. Io ho detto qualche cosa di più al capo del Dipartimento e al Ministro. Guardate, noi non siamo un'agenzia di investimento in conto capitale che tagliate. Noi siamo spese correnti, cioè questo servizio costa tanto. Se mi dai i soldi riesco a farlo, se non mi dai non riesco a farlo. Il risultato è che il servizio lo facciamo e non paghiamo. Adesso ho 7 milioni di euro con le utenze da pagare. Da un budget del 2005, popolazione inferiore, di gran lunga inferiore a quella del 2010, da un budget delle spese correnti di 46 milioni 122 mila, oggi abbiamo un budget annuale di 12 milioni 380 mila. E lascio a lei immaginare che cosa significa. Purtroppo questo è un paese dove meno si conosce, più si amministra, più si governa. Chiuso.